Ciao a tutti ragazzi, io sono Paolo e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Come potete vedere sto ridoppiando l'audio della clip, in quanto il giorno in cui mi sono messo a registrare c'era un vento abbastanza forte, io pensavo che l'audio comunque si sarebbe sentito bene e invece è venuto uno schifo, motivo per cui appunto lo sto ridoppiando. Comunque ragazzi, in questo video volevo fornire quelle che sono le mie conclusioni finali su quella che è l'action camera con cui ho registrato tutti i miei video, quasi tutti i miei video dell'anno scorso. Sto parlando della DJI Action 2, dando anche quella che è una mia personale recensione di questa action camera. Prima di continuare, ragazzi, due piccole note. Innanzitutto volevo scusarmi perché comunque sono stato assente da YouTube per circa 2 mesi, in primis per il tempo, perché comunque il periodo dicembre-gennaio sappiamo che non è un periodo molto bello per fare video anche outdoor, con giornate fredde e comunque giornate molto corte, alle 4 del pomeriggio praticamente c'è già buio, come avete potuto anche vedere nel mio ultimo video della classifica delle ciclabili. Mi sono messo a registrare un po' la sera, ma alla fine c'era comunque scuro. In più, ragazzi, mi sono messo ad assemblare il mio nuovo computer fisso, un computer che tra le altre cose mi consente anche di editare video in 4K a 60 fps, quindi un computer bello potente. Non so se ci farò un video a riguardo, se comunque siete interessati scrivetemelo nei commenti. La seconda nota a margine, ragazzi, ecco, ho aperto questa mia nuova casella di posta elettronica associata al canale. In verità un mio errore perché avrei dovuto aprirla sin dalla creazione del canale, ma non l'ho mai fatto, l'ho fatto solo adesso. La mail in questione si chiama paoloprazzoliyt@gmail.com e attraverso questa mail potete contattarmi per qualsiasi vostro messaggio, che siano anche di possibili collaborazioni o anche email commerciali. Quindi magari se non volete scrivermi sotto nei commenti o comunque non avete Instagram, avete quest'altra possibilità. La mail comunque la troverete sempre nel campo informazioni del mio canale. Se navigate nella home page del mio canale, andate nel campo informazioni, troverete questa mia nuova mail, attraverso la quale appunto potrete contattarmi per mandarmi dei messaggi privati. L'unica cosa che chiedo, ragazzi, per piacere non mandatemi email offensive. Io comunque, come dico sempre, sono sempre aperto alle critiche costruttive. Per altri tipi di contatti, per piacere, usate il buon senso. Fatte queste premesse, ragazzi, io direi partiamo subito con la mia recensione della DJI Action 2, partendo con un velocissimo unboxing che comunque avevate già visto in un primo video dedicato alla mia nuova action camera, un video di un anno fa circa. Se non l'avete visto, ve lo lascio sotto in descrizione. Eccoci qua ragazzi, allora cominciamo con un velocissimo unboxing. Io, come potete vedere, ho mantenuto la sua scatoletta originale, la confezione con cui vi viene venduta l'action camera. Come potete vedere, la versione che ho acquistato io ormai un anno fa, un pochino più di un anno fa in verità, è la versione Power Combo, che è la versione che ci consente di avere il modulino, questo qui, il modulino batteria. Ovvero un modulino che non ha una ulteriore lente, cioè non ha un ulteriore schermino, ma è semplicemente un modulino che funge da ulteriore batteria, quindi avrà una durata della registrazione molto, molto più alta rispetto alla versione dual lens. E comunque ragazzi, io se volete acquistare questa action camera vi consiglio caldamente di acquistare questa versione della DJI Action 2, perché appunto, oltre a banalmente ad essere molto più economica, ma avere una batteria ulteriore è molto più utile, secondo me, più piuttosto che avere lo schermino dietro, che a mio punto di vista, insomma, è un pochino inutile.
Quindi andiamo senza indugi ad aprire, ovviamente vabbè, non ci sono più le plastichine che proteggono, però comunque la confezione è questa, andiamo quindi ad aprire. Dentro ovviamente c'è la nostra action camera suddivisa nei due moduli, il modulo lente e il modulo questo power combo, ve li faccio vedere meglio. Eccolo qui, poi vedremo anche un attimino il menu, comunque come potete vedere questo è il modulino lente. Mentre questo qui è il modulino batteria. Qui, come potete vedere, ci sono questi connettori metallici che si vanno ad abbinare a quest'altri connettori. Quindi semplicemente andiamo a connettere i due moduli nello stesso verso dei connettori in questa maniera. E vedete che i due moduli in questa maniera sono già fra loro connessi. Tra l'altro, la connessione è veramente molto potente. È una connessione di tipo magnetica. In più abbiamo questi due letti laterali che fanno in modo che, oltre ad avere la forza magnetica che tiene salda la connessione tra i due moduli, abbiamo questo ulteriore aggancio meccanico che comunque vi posso assicurare è molto ma molto resistente. Ok, andiamo quindi a vedere il resto della confezione perché in questo ulteriore compartimento abbiamo. Qui c'è il cavetto per connettere la nostra action camera con il computer, è un cavetto USB di tipo C che può essere utilizzato anche per caricare la nostra action camera, dopo vi faccio vedere. Subito dopo abbiamo questo qui ragazzi, importantissimo, questo qui è l'aggancino, questo in stile GoPro come potete vedere, questa è la basetta magnetica, il suo nome in codice diciamo. Qui come potete vedere c'è l'aggancio appunto stile GoPro, poi con la vitina di serraggio e qui c'è la base magnetica. Vi faccio vedere che se noi prendiamo la nostra action camera e avviciniamo il fondo del modulino batteria con il piano di questa basetta magnetica, vedete che si aggancia subito e vi posso assicurare ragazzi che anche qui abbiamo anche le alette laterali, vi posso assicurare che il serraggio è veramente fenomenale, non c'è veramente modo di staccare. Ops, l'ho accesa per sbaglio. Stavo dicendo, non c'è assolutamente modo di staccare la basetta se non facendo pressione qui ai lati sulle due basette. Quindi facciamo così e il gioco praticamente è fatto. E infine, l'ultimo ma non per ultimo, dentro la confezione troveremo anche questo, chiamiamolo, medaglietto, è quello che si porta poi al collo, questo qui è una soluzione che poi era stata copiata dall'altra action camera, quella piccolina dell'Insta360, comunque questo ce lo mettiamo al collo, magari lo mettiamo dietro la maglietta così che non si può vedere. Vi faccio vedere sempre l'assemblaggio con la nostra action camera, facciamo in questa maniera e si dovrebbe, oddio, eccolo qui, infatti si attacca e quindi ci andiamo in giro facendo i nostri filmati. Io personalmente non l'ho mai utilizzata, non è una soluzione che mi fa troppo impazzire, comunque sappiate che c'è quest'altra possibilità. Vi faccio vedere ragazzi la Crocchio che acquistai un periodo subito dopo aver acquistato la mia action camera, la DJI Action 2. Una Crocchio per poterla proteggere dagli urti esterni, siccome diciamo un grave difetto di questa action camera che è comunque molto vulnerabile, molto esposta potenzialmente agli urti, necessita, ma proprio bisogna, è quasi obbligatorio comprare una protezione esterna. Avendone provate altre in plastica, vi posso assicurare che l'unica valida alternativa è questa qui in metallo. Si chiama C-Action 2 Metal Cage dell'Olanzi, l'ho acquistato su AliExpress, su Amazon io non l'ho trovata, quindi se c'è vi lascio comunque il link sotto per acquistare, ovviamente vi lascerò il link di tutti i prodotti che vedrete in questo video. Questa è la scatoletta del nostro Metal Cage, vi faccio vedere, all'interno troviamo i due componenti principali, che sono praticamente questi, come potete vedere.
Vi faccio notare, ragazzi, che qui poi ci sono dei vani dove devono essere inseriti questi gommini. Questi gommini sono quelli che poi si utilizzano qui per andare a premere per poter accendere l'action camera. Vi faccio quindi vedere com'è il montaggio di questa protezione in metallo. Ok, vedete che si inserisce in questa maniera. Questa è la parte inferiore che si deve abbinare alla parte superiore. Anche qui abbiamo il gommino, mi raccomando, dovete inserire anche quello. E andiamo a chiudere il tutto in questa maniera. Ok, poi andiamo a chiudere le due elette laterali e come potete vedere, la nostra action camera adesso è perfettamente protetta. Un altro accorgimento che io comunque non ho fatto, però vi consiglio caldamente di prendere anche quelli, ci sono come delle plastichine che si vanno ad attaccare sia nello schermino dietro, sia soprattutto davanti alla lente. Io li avevo acquistati, gli adesivi che vanno a proteggere la lente, comunque vi lascio anche di quelli il link. Dopo che avete acquistato la protezione in metallo e gli adesivi che vanno a proteggere soprattutto la lente, ma anche appunto lo schermo posteriore, secondo me siete perfettamente a posto. A questo punto, ragazzi, siamo a posto perché appunto abbiamo la nostra action camera perfettamente protetta, abbiamo la nostra basetta metallica che andremo a mettere in questa maniera. Come vedete, si va ad agganciare in maniera perfetta sia con la forza magnetica, sia attraverso appunto il magnetismo, sia appunto attraverso le due alette laterali, come vi ho fatto vedere prima. Attraverso quindi l'attacco in stile GoPro possiamo collegare la nostra action camera settata in questa maniera con un treppiede qualsiasi. Ad esempio, io avevo acquistato anche questo piccolo treppiede della Ulanzi, mi pare sia il modello MT6, non mi ricordo bene. Comunque, veramente, questo qui, veramente anche lui ve lo straconsiglio, lo trovate su Amazon, vi lascio anche di questo il link. Lo colleghiamo in questa maniera, mettiamo la sua vitina, andiamo qui a serrare e ragazzi, a questo punto siamo a posto. Questo qui fa appunto da selfie stick, lo possiamo allungare in questa maniera e fa anche da appoggio, quindi dicevo lo potete utilizzare da supporto se dovete appunto appoggiare la vostra action camera su un piano, potete benissimo utilizzare questo veramente piccolissimo treppiede, piccolo, maneggevole e estremamente utile, secondo me un best buy. L'ultima cosa, vi faccio vedere velocissimamente anche il menu per accendere a questo punto l'action camera. Basta premere qui sopra il bottoncino, il gommino in alto, quello che vi avevo detto appunto che bisogna montare prima di assemblare, prima di inserire la nostra action camera dentro la gabbia metallica. Ce l'abbiamo qui sopra o anche qui in basso a lato. Come vedete, c'è accesa la spia verde. E qui abbiamo il nostro monitor, il nostro piccolo monitor. Ora non so se si vede bene perché comunque io sto utilizzando il cellulare. Comunque qui, se riuscite a vedere bene, se no comunque ve lo dico io, abbiamo un paio di informazioni. Qui in basso a sinistra abbiamo in che modalità stiamo facendo le riprese. Qui sono in modalità video a 1080p 30 fps. Stabilizzazione steady, poi faremo delle prove in campo di stabilizzazione. In basso a destra abbiamo l'1x, cioè lo zoom, adesso è praticamente lo zoom normale. In alto a destra abbiamo la carica, sono al 100%, vi faccio vedere se clicco nella carica, poi mi fa vedere quanto carica mi rimane nel modulino sotto e anche quanto mi rimane nel modulino sopra. Modulino sopra adesso al 100%. Il modulino batteria è al 50% all'incirca. Infine, nell'angolino in alto a sinistra ci indica un minutaggio, ci sono 46 minuti, che è praticamente quanto possiamo registrare prima di saturare la memoria dell'action camera. Poi, appunto, per avere la memoria ulteriore, qui in basso nel modulino batteria abbiamo il vano dove inserire la micro SD. Uno scroll dal basso verso l'alto, possiamo cambiare le impostazioni video. Io appunto sono su 1080p, poi c'è un 1080p a basso consumo che vabbè si regola in base a quanta carica abbiamo residua. Qui abbiamo tutte le varie frame rate che possiamo cambiare
da 24 fino a 60 fps nelle situazioni normali, poi abbiamo lo slow motion con 100, 120, 200 e 240 in 1080p. Quindi abbiamo 2.7K, anche qui da 24 fino a 120 fps lo slow motion, 2.7K 4 terzi per video tipo in stile Instagram, 4K 16 noni fino a 120 fps e 4K 4 terzi fino a 60 fps. Nell'angolino in alto a destra, qui vedete dove c'è Steady, se andiamo a cliccare possiamo decidere il tipo di stabilizzazione, che appunto può essere off oppure steady. Poi c'è il rock steady, che è un pochino più potente, e l'horizontal balancing, che è quello di praticamente quando scrolli l'action camera in questa maniera hai sempre l'orizzonte che non balla, praticamente rimane fermo. E simile c'è l'horizontal steady. Scroll da destra verso sinistra, invece possiamo decidere se fare i video oppure fare le foto oppure fare delle quick clip, che io vi dico subito non ho mai provato, sono le slow motion e i time lapse. Scroll da sinistra a destra, andiamo a vedere i file nella memoria interna. Qui ad esempio non ho nessun file ancora perché non mi sono messo a fare clip in questo momento. Scroll dall'alto verso il basso, entriamo nel menu. In basso a sinistra andiamo a vedere la memoria, quanto ancora abbiamo di memoria, 22-3 giga di memoria interna, io poi ho 118 giga di scheda SD. In alto a sinistra abbiamo schermo intero off, schermo intero on, io metto sempre lo schermo intero. In alto a destra abbiamo la schermata di blocco e poi qui c'è la rotellina con tutti i settaggi. Abbiamo controllo vocale, la vibrazione, connessione wireless, compressione video, insomma possiamo andare a fare tutti i nostri settaggi del caso. Ora non ve li faccio vedere tutti perché secondo me è abbastanza superfluo. Allora, test di registrazione 1080p a 30 fps. Con stabilizzazione steady attiva. Test a 2.7K, sempre 30 fps, sempre stabilizzazione steady. Test di registrazione in 4K, 30 fps, stabilizzazione sempre steady. Ora, questo è un 1080p a 30 fps con stabilizzazione rock steady. In questo momento sto camminando. E questo è il test di stabilità mentre sto correndo. 2.7K, 30 fps, stabilizzazione rock steady. Ora sto camminando. Adesso sto correndo. Registrazione 4K a 30 fps. Stabilizzazione rock steady. Adesso sto camminando. Invece adesso sto correndo.
Ora ragazzi, un test di durata, di registrazione, sono in 4K a 60 fps, la DJI Action 2 è conosciuta perché comunque dopo un po' di tempo in 4K, soprattutto 60 fps, si surriscalda e quindi si spegne definitivamente. Faccio una camminata con la stabilizzazione steady attiva e vediamo un po' quanto dura la registrazione prima che si interrompa per il surriscaldamento. Later. Ok ragazzi, fatto il test di durata di registrazione in 4K 60 fps per vedere dopo quanto tempo la mia DJI Action 2 si surriscaldava, in teoria, molto in teoria, per la cattiva gestione, diciamo, di questa risoluzione così alta e con questi fotogrammi così alti. Un test che però si è concluso con io che vado a riempire completamente la memoria interna della DJI Action 2, quindi sono arrivato a 23 minuti circa, quindi direi molto oltre le aspettative. Fate conto che comunque, come ho detto, siamo in inverno, la temperatura è di 8 gradi, insomma siamo comunque pomeriggio, il sole adesso sta anche calando. Non c'è neanche così tanto quel freddo pungente, quindi direi un test, diciamo, superato. Io non me lo aspettavo, anzi, mi aspettavo appunto che facesse i suoi 11 minuti di registrazione e poi si spegnesse per il surriscaldamento, ma non è andata così. Quindi, ragazzi, ottimo, non ci sono problemi per questo ambito, diciamo. Ultimissimo test, 1080p 30 fps, stabilizzazione steady. Questa è la registrazione in condizioni di scarsa luce. Siamo all'interno di una radura boscosa e questo è come riprende la nostra action camera. Ok ragazzi, faccio la conclusione del video qui dentro in macchina perché veramente fuori c'è troppo vento, non riesco a registrare e poi ho un po' il fastidio dei capelli che mi si scompigliano continuamente, quindi scusate ma finisco qui in macchina. Come avete potuto vedere, questo video l'avevo cominciato a girare a dicembre, salvo che poi appunto, come vi ho spiegato, ho lasciato passare un po' di tempo, mi sono un attimino allontanato anch'io da YouTube. Adesso siamo circa poco più di metà febbraio e quindi le giornate sono anche un po' più lunghe e per me, diciamo, c'è anche un po' più facile girare i video il pomeriggio tardi volendo. Ma a parte questo, ragazzi, passiamo subito alle mie considerazioni. La DJI Action 2 secondo me è un'ottima action camera per chi vuole cominciare a fare video qui su YouTube, quindi diciamo secondo me rivolta più ai beginner, come appunto è stato nel mio caso, perché è una action camera molto intuitiva, ovvero il menu è molto intuitivo, è molto semplice. Non dimentichiamoci appunto che è una macchinetta modulabile con i due moduli che si possono staccare, quindi diciamo anche questa è una comodità non da poco. In più praticamente non ha bisogno di batterie perché appunto ha il suo modulo di alimentazione aggiuntivo, che appunto per la Power Combo è praticamente una batteria aggiuntiva, se no abbiamo la modalità, la versione Dual Lens, che ti permette di avere un ulteriore schermino che comunque funziona sempre, diciamo, da batteria ausiliaria. In più, ragazzi, secondo me questa action camera è veramente ottima per tutte quelle scene action dove ci mettiamo praticamente l'action camera qui attaccata al petto, come possono essere appunto le riprese dalla bicicletta, dalla mountain bike,
bike o qualsiasi bici, diciamo anche da strada. Quindi queste mi pare erano, diciamo, le principali, i principali vantaggi di questa action camera. Quindi ripeto, la batteria che è ricaricabile, cioè non hai bisogno di una batteria aggiuntiva, quindi anche a livello ecologico è una soluzione molto molto green, perché non, loro non devono produrre batterie, tu non devi acquistare batterie a parte, al massimo ti porti dietro un power bank e quindi finisci lì la storia. I principali svantaggi di questa action camera è che comunque è molto delicata, nel senso la lente non si può proteggere, quindi bisogna prendere, comprare tipo delle quelle pellicoline, che io l'ho presa ma non l'ho ancora messa, per proteggere la lente, e si può proteggere anche lo schermo dietro. Un altro svantaggio, ragazzi, è che secondo me questa action camera è ottima per girare in 1080p a 30 fps, perché anche in questa maniera la batteria dura molto, dura un paio d'ore. Ora, in verità, io non ho mai provato a fare la prova di durata della batteria girando in 1080p a 30 fps. Comunque sì, avendo girato tutti i video di questa stagione dei miei giri in bici, ho potuto vedere che secondo me almeno un 2-3 ore ce la fai, le porti a casa. Se invece volete passare ad un'altra qualità, ad una qualità più alta, come può anche essere il 2K a 30 fps o il 4K a 30 fps, sempre esaurirete molto più velocemente la batteria, e poi dovrete ogni volta fermarvi a ricaricare la batteria col power bank, a meno che non comprate altri moduli di tipo questo della Power Combo, che si possono comprare a parte, ma se no appunto dovete portarvi sempre dietro un power bank ogni volta, fermarvi a ricaricare. E questo, diciamo, se vogliamo, è un po' anche una scomodità di questa action camera. Quindi ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Comprare la DJI Action 2, sì, no? Allora, questa è un'action camera che ha ricevuto molte critiche per la sua forma, diciamo, non convenzionale. Quindi, secondo mio modesto parere, per tutti quelli che sono i beginner, che non hanno, diciamo, delle grosse necessità di avere una action camera simile GoPro, che comunque registri con una buona barra ottima qualità volendo, secondo me la DJI Action 2 è un'ottima camera, soprattutto considerando che adesso si può trovare tipo a 200 euro. Io perlomeno nell'ultimo periodo l'ho vista anche 200 euro su Amazon, per cui se la trovate a questo prezzo, secondo me diventa veramente un best buy. In alternativa, ragazzi, è già uscita la versione successiva, la DJI Action 2, quest'anno mi pare, che è la DJI Osmo Action 3, che è praticamente invece una action camera con delle caratteristiche molto più simili alla GoPro, e la si può trovare a poco più di 300 euro. Quindi secondo me, se vi va bene, per quelli che comunque non vogliono spendere troppo, la DJI Action 2 va benissimo, ma per tutti quelli che invece vogliono una action camera con delle caratteristiche molto più simili alla GoPro, io dico andate, passate subito alla DJI Osmo Action 3. Quindi ragazzi, con questa mia personale opinione termino qui la recensione di questa DJI Action 2. Ragazzi, per tutti i riferimenti, per domande, per dubbi, che cose che comunque non vi sono state chiare, potete comunque scrivere qui sotto nei commenti. Vi ricordo che appunto c'è anche la casella di posta elettronica paoloprazzoli@gmail.com. se volete potete sempre contattarmi anche su Instagram, alcuni l'hanno fatto, molti altri no, comunque c'è anche questa possibilità, se volete seguitemi anche lì. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, mi farebbe molto piacere. Se volete iscrivetevi al mio canale, se volete attivate anche la campanellina, così sarete sempre avvisati qualora uscissero nuovi video. E io direi, dalla mia macchina, dalla mia postazione improvvisata è tutto. Ci vediamo al prossimo video, che comunque non passerà più un mese e mezzo, due mesi, ma spero, anzi il mio obiettivo adesso sarebbe anzi di fare forse anche un video a settimana, per cui vediamo se sarà questo il periodo buono per cominciare. Va bene, il video è durato veramente troppo, quindi io direi ci salutiamo e bella, ciao a tutti.